Eccoci, ciao a tutti, siamo tornati qui su Radio Spazio 900 e come promesso, perché io e Giacomino siamo persone di parole, anche se... Di varie parole e non sapete che parole sono uscite dalle nostre bocche, visto che avevamo un problema tecnico, anche se per l'appunto la tecnologia ultimamente qui a Spazio... Ci tradisce, facendo dei colpi bassi. Però a noi non ci importa nulla di questo, perché abbiamo una missione... Noi andiamo oltre la tecnologia. Esatto, e la missione la dobbiamo portare avanti, e la missione che vogliamo portare avanti è avere al telefono con noi Chiara Bonati. Ciao Chiara. Ciao Chiara. Ride già se la ride e sì, continua a fare click click con il computer. Fermati, non lavorare per 30 secondi, stai con noi. Ce la posso fare? Ce la puoi fare, bene. Sì. Allora Chiara, lo diciamo per chi non ti conosce personalmente, Chiara Bonati è una delle due amministratrici di un blog www.isaikia.it, che è un blog che racchiude, diciamo, una serie di opinioni, di notizie, di news, di gossip legate al mondo del reality, dei talent. Inizialmente è partito come uomini, solo rivolto a uomini e donne, e poi si è ampliato. Esatto. Poi non è che ci arrabbiamo se veniamo ricordate ancora come il blog di uomini e donne, però col tempo, col passare del tempo, ci siamo ampliati appunto ad altri argomenti per rendere il blog sempre più ricco e interessante a più persone possibili, insomma. Ecco, quindi già mi ha bacchettato, non so se hai sentito, già la prima bacchettata. Era però una bacchettatura di classe, devo dire perché non è suonata come tale, quindi vedi. Allora, Chiara, io partirei subito con un po' di domande che abbiamo noi da farti e poi, insomma, resterai con noi per un paio di blocchi in maniera tale che ti possiamo rivolgere anche quelle che ti hanno fatto i nostri ascoltatori e coloro che seguono sia te che Isa nel vostro lavoro. Perfetto. La prima domanda che ti faccio è, ovviamente si sintetica quanto più possibile. Ok, ci provo. Come e quando nasce il blog di Isa e Kia? Allora, è nato nel 2006, l'ha fondato Isa con un'altra ragazza e io sono arrivata nel 2007 in seguito a un suo annuncio dove cercava collaboratrici, e col passare del tempo man mano si è rimaste alla fine solo noi due e abbiamo fondato successivamente Isaikia proprio per avere uno spazio da gestire più autonomamente, insomma, sia per i contenuti sia per il layout e via dicendo. Ok, perfetto, quindi inizia come un, diciamo, una sbirciata sul mondo di uomini e donne e poi si è ampliato. Esatto. Guarda, io invece ti volevo fare un'altra domanda, perché anch'io provengo dal mondo dei siti e so bene che è un'attività che impegna molto tempo, soprattutto se sono siti piuttosto seguiti, quindi è proprio questa la mia domanda: quanto tempo ti occupa e se magari questa attività vorresti diventasse un'attività a tempo pieno, una sorta di lavoro tra virgolette? Per quanto riguarda il tempo, già ne occupa proprio a quintalate. Figurati che quando vado in vacanza devo cercare gli alberghi che hanno il wifi, perché sennò è un disastro. Era partito come un hobby, ovviamente. Non pensavamo di avere tutto il seguito che poi abbiamo man mano avuto, e di conseguenza attualmente sì, se diventasse un lavoro ci piacerebbe, insomma, sarebbe soprattutto divertente. Senti, Kia, una domanda. Allora, praticamente tu non lo sai, Giacomo, però Kia e Isa hanno organizzato anche una festa ultimamente allo Charivari, a chiusura di stagione di Uomini e Donne, a cui sono stata ufficialmente invitata e a cui ho presenziato però penso per 30 secondi, se non ricordo male, Kia. Sono arrivata, ho fatto ciao a tutti e poi me ne sono andata. La vera entrata della star. Sì, proprio, sì, da che star. Brava, complimenti. No, uno ti invita, fai questa bella figura. No, avevamo un evento in corso anche qui a Radio Spazio 900 e ti ricordi con Frankie, la voce delle stelle, insomma, va bene. Allora, detto questo, però, io ho l'impressione, avendo avuto modo, insomma, di interagire nel blog di Isa e Kia, che siano spesso i tronisti, le troniste, i corteggiatori, le corteggiatrici a, diciamo, rompere le scatole a Isa e Kia dicendo: oh, io stasera sono qua, e poi a mandare tutto il materiale fotografico a testimonianza della serata, piuttosto che ciao a Isa e Kia, metti per favore questo in home page, insomma, tutto quello che gli riguarda. Siano loro un po' più a rompere le scatole a lei. È una mia impressione, Kia, ma funziona veramente così? Dimmi un po'. Capita, sicuramente capita. Anni fa ovviamente facevamo più difficoltà a avere i contatti con i personaggi, poi con l'avvento di Facebook ci metti 5 minuti a conoscerli e effettivamente tante volte sono loro stessi che ti segnalano il loro materiale. Spesso ci fa anche piacere, nel senso che poi essendo in due non possiamo arrivare ovunque, e se qualcuno ci dà, spesso sono anche gli utenti a segnalarci il materiale o i personaggi stessi. La cosa più divertente è quando si commentano da soli con altri, cioè fingendosi un utente normale, si fanno i complimenti da solo, quello è veramente meraviglioso.
più che altro perché noi ovviamente vediamo l'indirizzo mail e spesso non sono così astuti da cambiarlo, farlo da un altro. Esatto, quindi tu vedi, oh che figo, e poi leggi l'email e lui. Fantastico, tipo la mano destra che stringe la mano sinistra, esatto. E ti fa i complimenti da solo, insomma. Senti, Kia, allora, io Kia, in realtà si chiama Chiara, io continuo, sì, a chiamare Kia perché è una deformazione. Allora Chiara, rimani con noi, intanto noi mandiamo un brano che è tratto dalla colonna sonora del film Il diario di Bridget Jones e ci ascoltiamo per l'appunto Out of Reach di Gabrielle qui su Radio Spazio 900. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Eccoci di nuovo qui, Giacomo, prontissimi, perché in realtà... Senti questo digitare impellente nel frattempo. No, ma lei veramente è pazzesca. Ieri abbiamo fatto una chiacchierata, penso che abbia fatto 500 cose insieme. Io pure cucinavo nel frattempo, però insomma lei era lì che... Beh, non è proprio... Magari uno sta elaborando un testo. No, ma lei adesso sta sistemando... Beh, già parlare con te è impegnativo. Perché spari... Vabbè, lasciamo perdere. Però Chiara in realtà starà sicuramente sistemando le foto della festa e in più starà inserendo, scannerizzando foto, cose. Perché è un lavorone, qua H24 c'ha la testa peggio della mia, sempre al lavoro. Senti Chiara, sono arrivati un po' di domande dalle ascoltatrici di Radio Spazio 900 e a quanto pare anche seguaci del vostro blog, perché insomma parlano con voi, di voi con estremo affetto. Quindi io direi, se tu fossi d'accordo, io e Giacomo leggiamo, ti riproponiamo queste domande. Perfetto. Allora, bene. Donatella ci scrive: chi è il tuo personaggio preferito nella storia di Uomini e Donne e perché? Mentre poi integra anche Mariangela che ti chiede invece il peggiore, quindi insomma dacci un po' i top e i flop. Oddio, a me piacciono molto le donne di carattere in generale, quindi tra le migliori posso pensare senz'altro a Serena Nardu, Giada Toffano, qualsiasi donna che ha dimostrato di fregarsene dal giudizio del pubblico a me è piaciuto un sacco, come anche le opinioniste Carina e Tina di solito mi fanno impazzire. I peggiori di solito sono sempre i maschi, ovviamente, però per ovvie ragioni i nomi non li posso tanto fare perché qua la querela è facile, però c'è gente veramente imbarazzante, nel senso che si prendono spesso troppo sul serio. E questo secondo me è un peccato, perché un po' di ironia, autoironia, secondo me non guasta mai, insomma. E poi lo dici a me, che sono la regina dell'autoironia e dell'ironia proprio. Esatto. Ah, io autoironia proprio. Di bassa lega però, bassa sei lega. La regina dell'ironia. Assolutamente sì, e mi piace così Giacomino, voglio essere bassa, va bene. Senti Chiara, poi abbiamo invece un'altra ragazza che si chiama Ilenia, che in realtà dice che tu sei l'abbonati del suo cuore e ha fatto tipo 15-16 domande al secondo. In realtà noi ne abbiamo scelta una perché insomma non possiamo farti tutti e 15 le domande ovviamente e ci piaceva questa, l'abbiamo selezionata accuratamente, ovvero dopo un lungo studio quanto riesci a rimanere neutrale nei commenti che fai e nelle opinioni che scrivi sul blog? Oddio, le opinioni per loro natura non sono ovviamente neutrali, è la nostra opinione. Nella gestione del blog invece sì, cerchiamo di essere neutrali e pubblicare materiale un po' su tutti. Questo. Bene, l'ultimissima domanda. No, io pure avevo una curiosità. Vai. Posso? Puoi. Allora, c'è mia sorella che è una. Sì, no, scendo nel familiare. Però vai. C'è mia sorella che era una grande fan del programma finché poteva guardarlo, perché adesso lavora tutti i giorni, quindi ahimè non se lo può più vedere. Ahimè per lei. E ti volevo chiedere. Hai lei. E quindi ti volevo chiedere, ma quanto c'è di vero? Tutto, Giacomo, e quanto c'è di costruito? Io, perché la cosa che si presentava più, diciamo, in modo più ricorrente erano le famose segnalazioni. Quello me lo ricordo pure. Ma io, certo. Che sbucava a un certo punto uno: no, ti ho vista baciare nel parcheggio del. Esatto. Quelle cose. Quello dipende sicuramente poi dalla persona singola. Cioè, secondo me, cioè che ci sia un copione o meno è indifferente, è proprio la persona singola che può agire più o meno limpidamente in base ai propri interessi. Quindi ti sta dicendo con cui vanno al programma, che il programma è pulito, il programma è, diciamo, poi non è pilotato. Poi sono le persone, esatto, che si mettono d'accordo e fanno se... Esatto. Ok, sì. Allora facciamo l'ultimissima domanda e poi ti liberiamo tranquillissima. Chiara, è quasi finita la tortura. Allora, la domanda che ti faccio è, te la chiede Rossella in realtà, non è che nasce da me questa genialata di domanda, ti chiede: qual è la coppia che si è formata quest'anno che tu preferisci? A me piacciono entrambi, sinceramente, sono gli antipodi, cioè... Sì?
Claudia e Andrea sono riservati, tranquilli. Eugenio e Francesca sono espansivi, cacciaroni, sono diversi, però io credo entrambi e penso dureranno entrambe. Ah, quindi secondo te sono entrambe veritiere come coppie? Sì, cioè non è detto perché sono agli antipodi che una delle due debba essere finta. Secondo certo. Sono caratterialmente diverse, ma entrambe vere, credo. Bene. Poi il tempo ce lo dirà. Il tempo insomma. Ci dimostrerà questo, sempre che sì, il tempo ce lo dimostrerà. Allora, Chiara, grazie per essere stata qui con noi. Ovviamente il nostro saluto va a te, ma ovviamente anche alla tua collega di blog Isa, certo. Perché comunque il lavoro lo fate entrambe, lo fate egregiamente. Continuano ad essere punti di riferimento per tutte le notizie di gossip. Tu non lo sai, ma insomma, sono veramente un punto di riferimento. Purtroppo spesso si dimenticano il cheat e quindi non è carina come cosa. Però loro, secondo me, faranno ancora più strada. Chiara, grazie per essere stata con noi. Un bacione grazie e a presto. Ragazzi, un bacione. Ciao, Chiara, grazie. Ciao. Ciao.